Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo scoperto i misteri che avvolgevano la grotta di Flaminia. E non è che fossero dei veri e propri misteri, ma insomma abbiamo visto che gli Aonon lì se la facevano da padrona. E c'erano anche delle scritte piuttosto interessanti che magari rimandano al concetto della creazione avvenuta in tempi poco chiari. Abbiamo anche ricostruito il pozzo dove Spiritomb dovrebbe apparire. Ho trovato una decina di persone nei sotterranei, quindi non tante. E il problema è che ci vuole perderci un po' di tempo nei sotterranei e a girarli anche in punti diversi della mappa. Quindi direi di andare avanti oggi, affrontare intanto questi due allenatori e arrivare a Rupepoli ed affrontare finalmente la palestra. Già parte di questo percorso è stata fatta, quindi non ci vorrà da molto. Sarò piuttosto veloce. Vittoria fin troppo facile. Andiamo avanti quindi. Ok, percorso 215. Sì ragazzi, qui si inizia ad assaporare l'avventura vera e propria. Come mai prima d'ora? Vado sempre a caccia tesori. Oggi bottino è una vittoria contro di te. Gli scopri rovine sono cattivissimi in questo gioco. Gualtiero, cannarsi probabilmente. Però non ha una parlata arcaica. Sapete una cosa? Qui è stata, diciamo, replicata la meccanica che era stata introdotta in Ultra Sole, Ultra Luna e Sole e Luna, che poi si è vista anche in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, ovvero quella di poter resistere a colpi che mandano KO il tuo Pokémon in una volta sola. Diciamo che c'hanno un focal nastro virtuale se l'amicizia con i Pokémon è alta. Quindi lui, per fare bella impressione sull'allenatore, resiste al colpo, oppure si cura dal problema di stato che lo affligge. Ecco, questa cosa in Ultra Sole, Ultra Luna, Usum, eccetera, insomma, era stata, diciamo, inserita, ma a me non è mai capitato che succedesse una cosa del genere. Quindi è strano. Non ho fatto amicizia con i miei Pokémon su Usum e SM. È molto strano. No, giusto così per darvi una piccola insight su quello che insomma succede durante i miei viaggi su Pokémon. Non è mai successo, ma neanche per sbaglio. E ho subito attacchi che effettivamente mandavano KO il mio Pokémon, ma non è mai successo che resistesse a un colpo o si curasse da un problema di stato. Invece su Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee è stata una sorpresa anche non troppo gradita. E non perché il gioco debba per forza essere difficile, il target di Pokémon sono i bambini, quindi non posso aspettarmi che ci siano meccaniche troppo complesse come c'erano una volta, o meccaniche che non favoriscono il giocatore. Quelle ci sono sempre state comunque in Pokémon alla fine. Ok, però perché renderlo così facile? Non è il giusto, è il troppo. Anche dal problema di stato. Posso capire che regge il colpo per non fare brutta figura con l'allenatore, ma addirittura il curarsi uno status? Ma questo lo trovo un po' esagerato. Comunque io qua affronto tutti, ragazzi, lo sapete. Un pisolino? Ma no, stavo solo fingendo di... Si stava fingendo di dormire, ovvio, se mi ha visto. Che poi lui parte sulla tangente. Un pisolino? No, ma chi ti ha chiesto niente? Dai, mi hanno detto Meritite, dai. Vux vorrebbe giocare con te ma cerca di trattenersi. Ma quanto mi vuole bene. Aio. Ora che ci penso però, non vi ho detto il perché ho chiamato Baneri Mint, ovvero menta. L'ho chiamata Mint perché è un riferimento a Bunny Mint di Yo-Kai Watch 3. Ovviamente il nome è giapponese. Niente, mi piaceva il nome Bunny Mint, ho detto ma mettiamolo anche a Baneri, che è comunque un coniglio. Tutta la squadra al 30 e alcuni sopra il 30. È perfetta. È perfetta, l'astrapugno, attenzione. L'essere originario emanò da sé due esseri, uno del tempo e uno dello spazio. Ah, sapete cosa però? Ora mi dà da pensare. L'essere originario vuol dire che è stato il primo a venire alla luce, no? E Arceus viene identificato come il Pokémon che ha dato vita alla regione di Sinnoh e a tutto il mondo Pokémon. Ma se Arceus avesse una forma originaria che noi non conosciamo? Cioè, questa cosa non mi sembra sia mai stata
detta in Pokémon. Che Arceus abbia una forma originaria come il drago appunto di Unima. Vabbè. Vux ha trovato qualcosa, baccafico. Ma io sto cercando di parlare con questo tizio. Cioè, mi ha visto ma non mi ha detto niente. Ma vabbè. Per puro caso Vux aveva una baccafico. Comunque. Ma dicevo, il concetto di Pokémon originario. Chissà com'era Arceus in origine. Aveva una forma diversa per davvero? Perché le lastre servono appunto a cambiare il suo typing. Ma quindi? Poteva... Qual è il suo vero tipo allora? Tutti! Anche se il tipo normale, che è rappresentato dal colore bianco, sta ad indicare tutto quanto lo spettro dei colori. O più che altro i colori base. Il fatto è che una volta Game Freak ci provò a scrivere un libro sulla storia Pokémon, su come i Pokémon potessero entrare nelle Pokéball, come venivano impiegati dagli umani. Il fatto è che oggi The Pokémon Company non permetterebbe mai a Game Freak di scrivere una cosa del genere, perché sarebbe fuori di testa, come lo era una volta. E dato che è diventato un brand, un franchise adatto a tutti, vogliono tenerlo il più possibile family friendly. Anche se molti come me continuano a sperare su Legende Arceus, ma non è che sarà un prodotto tanto maturo alla fine. Sarà forse un gioco di ruolo un pochino più complicato, dove dovrai anche craftare gli oggetti, però non aspettiamoci il miracolo. E lo dico io che lo aspetto davvero tanto come titolo. Nel frattempo... Oh, ci siamo quasi, eh! Ah, qui dovevano esserci due allenatori. Ah, no, stanno lì sotto i due allenatori. Ah, questo fa jogging e niente. Ci sono tre allenatori che fanno jogging e bisognerebbe tornarci la mattina. La mattina presto, tra le 6 e le 9, se non sbaglio. Sfiderò la palestra di Lupepoli! Ma prima di tutto sfiderò te! Senti che musica pomposa. Lotterò contro chiunque, così migliorerò senz'altro. Proprio squillino le trombe qui, mamma mia. Bella. Maya e Danilo. Io devo capire perché i fantallenatori hanno i capelli verdi. Ah, perché devi essere invidioso di loro. No, no, è un po' un problema sta cosa. Anasia e Nugua al 31. Non posso assolutamente usarli per la palestra perché non obbediscono. Comunque sì, siamo arrivati ragazzi, Lupepoli. Ci siamo. Subitissimo la palestra. E magari nel prossimo episodio, che devo fare solo l'edificio Galassia. O no, devo aspettare a farlo. No, no, l'edificio Galassia no, non subito. Vero? No, c'era... Quando è che si faceva l'edificio Galassia? Vabbè, comunque se siamo a Lupepoli. Vediamo un po'. Non mi fanno passare infatti questi, no. Questo è il magazzino Team Galassia. Ok, non è un posto adatto a me, lo sapevo. No, a parte che non si entrava qui. O meglio, si entrava qui quando rubavano il Pokédex alla nostra amica. L'angolo del Luca aperto da poco, ma è già ben avviato, vero? Eh sì. Hanno rimosso purtroppo il casino. Bella comunque la città di Lupepoli. Vux è felicissimo. Beh sì, ha ragione di essere felice. Guarda che posticino. E questo è il centro commerciale, un negozio pieno di sogni. Ma al momento sto bene con pozioni e quant'altro, quindi non mi serve nulla. Ah, qui ci sono anche i meteoriti. Vabbè, questi ci sono sempre stati. Non era un'esclusiva di diamante, di platino, quindi va bene uguale. Qui c'è la Pokéball, pippi su. Pippi calze lunghe, pippi su. E aspetta però, la tipa con Girafarig che cosa ci dice? Ah, metronomo! Ah, plessimetro, ok, no perché tic tac, dico metronomo. Invece era plessimetro, va bene. Sì, 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 quali pietre per Deoxys, ok. Ok, subito la palestra. Ma qui c'era, ok, poi c'era qualcosa. Non un oggetto, ma mi ricordo che succedeva qualcosa qui. Perché mettercelo... Senza motivo. Sì, vabbè, però che hitbox c'hai, amico mio? Allora.
Il mio ragazzo non trova più la sua lente, chissà dove l'ha persa. Sta cercando con la mia grande lente, ma non la trovo. Wow! Sono fatte le 5 per caso del pomeriggio? Ho perso la mia lente, ma senza lente non la posso. Vabbè, sì, un gioco classico di Pokémon. Non so se la troveremo. Bene. Oh, c'è Lucinda. Ciao. Vabbè. Link andrà ad affrontare la palestra, vero? Certo che stai diventando sempre più forte. Io? Beh, sono venuto a fare compere al centro commerciale. Cioè, sto anche lavorando al mio Pokédex, ovviamente. Beh, ci vediamo dopo. Adios. Ok, entriamo dentro la palestra. Dai. Oh, yes. Quanto era brutta questa. Ehi là, come va, aspirante campione? La capo palestra, esperta di Pokémon di tipo lotta, che sono fortissimi contro i Pokémon di tipo normale. Ma, ed è un grande ma, che rimanga tra noi, Marzia, la capo palestra, ha detto che i Pokémon di tipo volante, psico e folletto potrebbero creare dei problemi. E questo è quanto? Grazie, tanto così. Bene. Ok, allenatori certificati Barry, certo. Chissà se si può accisare in qualche modo questa, ma non si può. Siamo quattro assi del karate, ti colpirò con i pugni del coraggio. Wata, coraggio! Qua ragazzi, un bel allenamento per Acti si prospetta. Come sempre, ste lotte non le faccio vedere tutte perché non ha senso. Però, Machoke! Prima volta che incontriamo un Machoke! Choke perché appunto strozza. Non è da stab, quindi penso che bolla raggio faccia più male. Ok, meno male. Pensavo in un avvelenamento e lì mi sarei dovuto arrabbiare. Sì, faccio molto di più con bolla raggio. Che dolore vita al tiro! Che dolore vita al tiro! Ah, meno male, è andata. Cavoli, però, che botte che ci ha preso Acti. Ok. Va bene, ho 31, ottimo. Attacco speciale 64. Vabbè, sì, attacco speciale favorito. No, un altro Machoke. Però potrei un attimino aiutarmi con fascino. Vero? Cala di molto l'attacco. Ecco, questo potrebbe sempre paralizzare, però. E avvelenare, voglio dire. Beh, non ha fatto nulla. Vai, bollo raggio! Non ce l'ho fatta a vincere. Mi dispiace. Però hai fatto del tuo meglio, ne sono sicuro. Allora, vabbè, non ti levi proprio tu, eh. Faccio passare io qui. Allora, quella è proprio bloccata. Devo un attimino vedere qui se posso fare qualcosa. Ma no, ma non così. Siamo quattro assi del karate, vabbè. Niente. Devo ricaricare, volevo spostare l'asse se si spostava, ma non credo. Luchino? Ma come? Poverino, Luchino. Vabbè, comunque non ho ricaricato Acti perché, vabbè, volevo spostare l'asse appunto e niente. Ci prenderò un po' di sberle. Bene, quindi ora qui si potrebbe passare, ma qui no perché è bloccato. Però se facessi così, guarda. Ah no, quello da là bisogna farlo, da qua, vero? Sì, ma non serve perché era già sbloccato. Quindi perché l'ho fatto come un idiota? Ecco. Ora io passo qui. Questo si sposta. E devo spostare quello per passare. È un po' complicata sta cosa. Ciao. Ti colpirò con i pugni delle lacrime. Wata, lacrime! I quattro assi del karate urlano un po' troppo per i miei gusti. Takashi, cintura nera. Anche lui ha un Machoke che soccomberà. Sotto l'acqua. Affogherà. No. Quindi. Ok. Qui. Sì. Però qui non si può proseguire. Cioè si può andare di qua. E spostare questo. Ok. Ma se io tipo ora volessi andare qui, come faccio? Devo spostare questo, giusto? Ok. Spostato. Bene. E poi sposto qui. Ottimo.
Però se sposto questo è inutile perché mi va qui dentro. Ah, però si sposta il passaggio lì. Ok. Bene, ora rispostiamo questo. Perfetto. E si può passare per di qua. Poi si fa così. E si scende qui sotto, giusto? Bene. Vai, affrontiamo il quarto e ultimo fratello del karate. Siamo quattro assi del karate. Ti colpirò con i pugni dell'amore. What the amore! Sono un po' esaltati sti quattro fratelli del karate. Ah sì, vabbè, sì. Samuele. Lucchino, Samuele. E Takeshi. No, si evolve Grotol. Oh mio Dio. Oh, perfetto. Bello. Pokémon di piccole dimensioni si radunano talvolta sul suo dorso immobile per costruirvi la loro tana. Ma 2,2 metri sì, piccolissime dimensioni però. Vuole imparare terremoto? Ma certo che te lo imparo terremoto al posto di. No, foglie lama no, perché mega assorbimento è speciale. Tu però sei fisico, quindi mega assorbi, ciao. La sua immagine va un po' dentro l'area del video, quindi magari dopo la rimpicciolisco un po' in Photoshop. Allora, devo finire di spostare sti cosi, quindi tu vai qui. E tu. No, qui non ci si passa, vero? No, tu fai così, fai. Bene. Ora, questo non dovevo spostarlo, ma ok, è fatto ormai. Mettiamolo qui. Questo va così e siamo pronti. Va così. Quello già è pronto, l'ultimo. E possiamo andare dalla capo palestra. Però devo anche curare i miei Pokémon. Solo uno a dire il vero. Eccomi qui. Ciao, eccomi qua. Ah, ecco, pensavo, sai. Ciao, piacere di conoscerti. Sono Marzia, la capo palestra. Non so esattamente cosa significhi essere forte o come abbia fatto a diventare capo palestra. Ma farò del mio meglio in questo ruolo. Per me la lotta è una cosa seria. Quando vuoi, io sono pronta. Ok, ci siamo. Dunque, l'odore del. Ma Ok, va bene, Acti, sei un po' curioso. Pinguino curioso. Come quasi sciottato? Non ho flash. Non ho attacchi che colpiscono al 100%, quindi. Devo sperare bene. Ah. No, schermo luce, non lo dovevi fare. Schermo luce riduce gli attacchi speciali, mentre riflesso quelli psichici. E quelli fisici, psichici, stavo pensando a un'altra cosa. Quelli fisici. Ok. Andata, meno male. Ma prima. Ma che roll gli ho fatto prima? Se questo non l'ha mandato KO. Non ne ho idea. Ti prego, colpiscilo. Grande. Ok, e merita e ti è andato. Mi preoccupano gli altri ora. Dunque, Flash gli ha ridotto la precisione. Quindi devo per forza cambiare Pokémon in maniera che lui possa levarsi il drop. In teoria il drop viene tolto quando il Pokémon viene sostituito. Bene. Vux, Invertivolt, subito. Facciamo una manovra evasiva. Che non è servita a nulla.
Cavolo, Acti. Ce ne hai prese già un bel po' di mazzate. E altrettanto ne prenderai con battiterra. Oddio, non troppe, non troppe, dai. Anzi, meno di quel... Vabbè, la velocità non è che ci interessi molto, eh. Bollaraggio. Con calcio basso ci manda in range di kill con il prossimo attacco. Però quel drop in velocità ci è costato il poter attaccare per primi Machoke. Quindi Machoke ora farà sicuramente colpo basso o battiterra. E noi intanto ricarichiamo Acti. Giusto? Perfetto. Calcio basso che ci toglie tanto. Un bel 20 PS. 19 forse. No, 19 sì. Era 71. O era 79. No, era 79. Quindi di più. Va bene. Calcio basso. Sì. Dai. Ok. Potrei mandare qualcuno sacrificabile? Sapete che faccio? Provo a fare una cosa. Acqua di sale, certo! Certo, certo, certo! Ne abbiamo bollaraggio. Che a parte è forte uguale. Però acqua di sale, se hai PS, hai il bersaglio. Avere due attacchi d'acqua non è male per niente. Quindi levo fascino. Che tanto l'ho usata una volta sola. E facciamo acqua di sale. Perfetto. Al bacio proprio. Oh, schermo luce è finito. Lucario. Guarda, mando Anasia. Non perché voglio che obbedisco altro. Voglio solo ricaricare Acti. Non è ancora detta l'ultima parola. Lo so, cara. Poi con Lucario. Mamma mia. Guardalo, il doggo. Il super doggo. Che cos'è? Che dolore fa? Non obbedisce, perfetto. Ma va bene, va bene, va bene. Ci sta, ci sta. In teoria, con la terza medaglia dovrebbe obbedirmi fino al 40. O almeno così è quello che ricordo. Allora, Acti, acqua risale. Passa lì. Va bene, resistiamo. Perfetto. Sono un po' nei guai, eh? Sì, lo sei, cara. Lo sei proprio. Ah, però no, ora fa sorbipugno, quindi ora si ricarica. Mannaggia. Va bene. Va bene. No, questo si prende troppi punti. Quella si ricarica tutto. Dovrei mandarlo al macello? Non posso farlo ricaricare molto, quindi devo sacrificare Acti. Chiunque avessi mandato si sarebbe ripreso una buona fetta di PS. Quindi l'unica cosa che posso fare è far mandare KO Acti. Non posso fare altro. E mandare Vux e terminare il lavoro. Mi piange davvero tanto far perdere questi punti preziosi ad Acti, ma è l'unico modo per non fargli recuperare troppa salute. Vabbè, dai. Assorbi pugno, sì, qui si prende un bel chunk di punti, ma comunque non sono tanti rispetto a quelli che si sarebbe potuto prendere con Baneri o con altri. Graziato dall'RNG. Graziato dall'RNG. Grazie dei del Random Number Generation. Ho sconfitto Marzia, ma a quale prezzo? Devo accettare la sconfitta. Sei davvero troppo forte. Beh, ok, hai vinto tu. Era da parecchio che non perdevo, ma contro Barry hai perso. Ma ho imparato molto da questa esperienza. Ti prego, accetta questa medaglia.
Cioè, loro fanno come se non fosse accaduto nulla, ma hai perso contro Barry. È impertinente questa tipa. Forse dovrei aggiungere una breve spiegazione. Con questa medaglia ufficiale della Lega Pokémon potrà usare la mossa MA Volo in qualsiasi momento grazie a Pokécron. Ah, prendi anche queste, grazie. Allora, volo. Ci siamo. Perché volo e non forza? La MT60 contiene la mossa Assorbipugno. Questa mossa non solo infligge danni, ma assorbe anche i piastri del bersaglio. Che fame. No, niente, fai finta che non abbia detto nulla. Link, non so spiegare cosa significhi essere forti. Non ho idea di quanti sforzi ci vogliono per diventare in gamba. Stando con i Pokémon, però, continuiamo a impegnarci, non è vero? Lei mangia una sola bacca al giorno, come Meritite. Fa un allenamento rigidissimo. Lucinda! Sei venuto ad applaudire la mia vittoria? Ciao Link, avrei bisogno del tuo aiuto. Ho perso il mio Pokédex e il Team Galassia l'ha trovato. Ora non me lo vogliono più ridare. Ti prego, dammi una mano tu. Aspetterò davanti al magazzino. Raggiungi Millie, per favore. Va bene. Allora, ragazzi, il video termina qui. Io sono sicuro però che qui ci sia qualcosa. Ragazzi, ragazze e amici non binari, il video termina qui. Oggi la chiusura con un twist inaspettato. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione, link per Instagram e Telegram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. Nel prossimo episodio invece andremo a salvare Lucinda dal Pokédex di Lucinda dalle Grinfie del Team Galassia e anche a provare qualche vestito, perché no, c'è la boutique che è appena aperto. Quindi vi do appuntamento al prossimo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Bye bye!